Bella gazzettari, ben ritrovati con un nuovo video qui dalla Gazzetta MMA. Di che cosa parliamo oggi? Ovviamente del nostro argomento preferito, quantomeno del mio, ragazzi, ovvero la situazione John Jones, perché ci sono state le parole di Dana White, ma soprattutto una dichiarazione di John, ovviamente, mezzo Twitter, che cambia un po' le carte in tavola. Prima di incominciare, però, lo sapete, come sempre, spolliciate per supportare il mio lavoro, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Tra l'altro vi ricordo che all'interno del canale c'è una bella playlist fatta di un bel po' di video sulla vita dei fighters. C'è il video su John Jones, parte 1 e 2, vi consiglio caldamente la seconda parte che è quella più croccantella, più spicy, se ve la siete persa. E ovviamente ci sono tutti gli altri, da Adesanya, Francis Ngannou, Islam Makhachev, Hamzat Chimaev, Leon Edwards e tantissimi altri. Quindi se ve ne siete perso qualcuno, vi invito caldamente a andare sul canale e a recuperarli. Detto questo, che cos'è successo? Dopo la fantastica vittoria, dopo il ritorno che ci sono voluti praticamente quasi 3 anni per rivedere nell'ottagono il GOAT, John Jones, dopo il suo ritorno scoppiettante contro il francese Cyril Gane, terminato in pochissimo con una bellissima sottomissione, già si parlava di, e proprio John Jones lo aveva detto, di un incontro tra lui e quello che io, ma anche la maggior parte dei fans di questo sport considerano il GOAT dei pesi massimi, ovvero Stipe Miocic, un fighter che negli ultimi 10 anni, nell'ultimo decennio, ha costruito la division. Davvero un fighter fortissimo, un fighter che, nonostante ciò, andando avanti con gli anni, incomincia a perdere qualche colpo. E sicuramente le mazzate dilanianti di Francis Ngannou non lo hanno aiutato. Sta di fatto che proprio John aveva detto di voler fare un incontro contro Stipe Miocic. Sembrava praticamente tutto fatto, tutto deciso. Tra l'altro, Stipe era proprio lì nell'arena a vedere l'incontro tra John e Francis. Sta di fatto, ragazzi, che ancora non è stata ufficializzata una data, ancora non si sa niente di certo. E Dana White ha detto: sì, secondo me l'incontro è ancora sul tavolo, per quest'estate dovremmo riuscire a farcela. Però alle dichiarazioni del presidente della UFC è andato a rispondere proprio Stipe Miocic dicendo: boh, io ancora qui non ne so niente, ancora non mi hanno detto niente di certo, ancora non c'è niente di firmato, non mi è arrivato nessun contratto, io sono qui che aspetto. Quindi quando si fa? Quando si fa? Io sono pronto. Ovviamente Dana White, che si sa sta rincorrendo praticamente John Jones, perché ha detto: John Jones alle volte ci risponde al telefono, alle volte non ci risponde, dipende da come gli piglia, da come va la giornata. Non è un tipo molto reliable, ragazzi, e questo lo sappiamo molto bene. Quindi Dana White la tiene ancora in sospeso, ma dice che ci stanno lavorando e che la porteranno a termine. Dall'altra parte, Stipe Miocic dice che dal canto suo ancora non ha sentito niente. Che cosa dice John Jones? John Jones, che si era sprecato più e più volte dicendo che lui è pronto, che lui basta che mi mandi il contratto, io lo firmo, già ci sono. Eppure, ragazzi, sembra essere proprio quello che in questo momento sta ostacolando nel concreto un matchup di questo tipo. E qual era il tweet, che la dichiarazione che mi aveva lasciato un attimino, oh, così? È la dichiarazione che ha rilasciato qualche giorno fa, dove ha detto: ma ovviamente a mezzo Twitter, riferendosi ai suoi supporters, ha detto: ma sarebbe forte se io, dopo aver incontrato, dopo aver combattuto contro Stipe Miocic, mi ritirassi. Quindi la lancia lì, ragazzi, la butta lì, la tocca e neanche piano, perché è la prima volta che parla di ritiro, eh. Fino a questo momento aveva detto, quando non combatteva nei 3 anni precedenti all'incontro contro Cyril Gane, diceva: io non combatto perché non mi state pagando a sufficienza. Adesso dice: potenzialmente potrei ritirarmi. Non so quanto sia pretattica, quanto sia semplicemente un gesto per buttare più hype sulla sua figura, ma andiamo a analizzare un possibile concreto ritiro di John. Secondo me, e lo dico da fan sfegatato di John Jones, a livello ovviamente di fighting, perché poi come uomo è un pezzo di merda, però come fighter, per quanto mi riguarda, il migliore in assoluto e per distacco. Un ritiro in seguito a una vittoria con Stipe Miocic, secondo me, sarebbe il miglior modo per chiudere la carriera. Perché vi dico questo? Perché nonostante
la grandissima vittoria contro Cyril Gane, ragazzi, hanno combattuto tipo 2 minuti. Dopo 2 minuti a fiato era già finito, era completamente finito. Mi dà l'impressione di uno che non si allena, mi dà l'impressione di uno che ha la pancia piena, mi dà l'impressione di uno che se continua a combattere negli anni e trova gente giovane e affamata, può perdere. Ve lo dico chiaramente, perché con Cyril Gane le cose sono andate come sono andate, ma Cyril Gane era psicologicamente, secondo me, non pronto ad affrontare il GOAT. Se poi sappiamo bene che nella division ci sono alcuni prospetti giovani e forti e affamati, secondo me il rischio ci sta, perché se non ti alleni, gli anni passano, magari passi i tuoi weekend a pippare a bere, prima o poi perdi. Quindi un ultimo incontro di chiusura carriera contro il GOAT dei massimi, Stipe Miocic, che a livello di fighting è nettamente in declino, secondo me è una scelta molto intelligente da parte di Jon Jones. E in seguito a una vittoria, fossi lui, mi ritirerei. Mi ritirerei perché a quel punto hai solo da perdere, non hai davvero più niente da guadagnare. Che cosa hai da guadagnare? Il più giovane campione dei light heavyweight, anzi il più giovane campione nella storia della UFC, 2 volte campione dei light heavyweight, campione dei pesi massimi, undefeated se escludiamo le squalifiche, sì, se escludiamo le squalifiche, ragazzi, sul ring, sull'ottagono non lo ha battuto nessuno. Un fighter che nella sua carriera si è portato a casa nomi pesantissimi, e chiunque neghi questo semplicemente non conosce la storia di questo fighter, e dunque vi siete persi il mio documentario, chiaramente. E quindi hai solo da perdere, John, hai solo da perdere, hai solo da perdere, hai solo da perdere. La tua testa marcia negli anni non migliorerà. Se hai smesso di allenarti, e secondo me è così da ormai un paio di annetti, dubito che a un certo punto scatta qualcosa nel tuo cervello e incominci a fare l'atleta, incominci a fare il professionista. Quindi se queste sono le premesse, l'ultimo incontro contro Stipe ci sta, perché secondo me, pur non allenandosi, lo batte in carrozza. Perché un conto era lo Stipe Miocic di, che vi posso dire, 5-6 anni fa, prima delle ultime mazzate famose con Francis Ngannou. Un conto era quello. Un conto è lo Stipe di oggi, ragazzi. Lo Stipe di oggi è un uomo di 40 anni, se non mi sbaglio, che ha accumulato una quantità allucinante di mazzate nella sua carriera e che non riesce a fare una frase di senso compiuto. Quando lo senti parlare dici: ma che problemi ha sto qui? Chiaramente le botte si fanno sentire. Quindi un ultimo incontro contro un nome importante, storico, come quello di Stipe Miocic, secondo me potrebbe cementificare la sua legacy nei massimi. Non c'è più bisogno di niente per cementificare la sua legacy nei massimi leggeri. Un fighter che davvero ha scritto la storia della division. E se guardiamo adesso a chi sono i top contender dei massimi leggeri, guardiamo a Jon Jones nel prime, capiamo davvero il livello, come sia clamorosamente sceso negli ultimi anni. Quindi ben fatto, Jon, te l'hai buttata lì secondo me per testare un po' le acque, magari dopo qualche striscia di bamba di troppo, però potrebbe essere la decisione giusta, potrebbe assolutamente essere la decisione giusta. Portati a casa un ultimo incontro di clamore, di hype, scoppiettante contro un fighter storico come Stipe Miocic, e appendi i guantini al chiodo, appendi i guantini al muro e nessuno ti potrà mai dire pio, se non per la questione del doping. Ma già, ragazzi, sapete come la penso sulla questione del doping. Su 10 fighter UFC, 9 e mezzo si bombano e magari 3 su 9 e mezzo vengono beccati. Ma questo non vuol dire che solo 3 su 10 si bombino. Importante. Detto questo, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Volete vedere questo ritorno di John contro Stipe Miocic? Se sì, lo volete vedere quest'estate o magari quest'autunno, perché ancora le date non sono state confermate. E soprattutto, cosa ne pensate di un possibile ritiro post incontro proprio contro Stipe Miocic? Scrivetemelo qui sotto nei commenti e noi, come sempre, ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao belli!